i testi in prosa, il teatro, i racconti. Ecco un antico scritto dialettale anonimo, riportato da Dari Cimaglia, che descrive Rocca Canterano e Rocca di Mezzo e l'incantevole panorama che da lassù si può godere. I mugni eranne, ma tu pevede a Rocca, abbasta che avardi enanzi a te. Se vei da capo a balle, da verso Roma ti vuli, dopo a salita e la fortuna, abbasta che sgavalli con le ferie a Rocca te la trovi in faccia. Se te fatti da guadagnolo, crapanica o Rocca de Cave, te sempre a Rocca enanzi. Se pone veda la parte e la ciociaria, arrivato agli confini, a bovi di una mano chiara, quella è la Rocca. Se avardi da Livata o dalla Cerevara, co sotto Subiaco, Aosta, Marano, are eccote a Rocca. Se a me ce ne veda la parte e l'Urigno, arrivato a Auricola, a quanto vidi na fila e casi remposte sopra na pentema, è sempre a Rocca. A Rottemeso sta appresso alla Rocca, più spianata, quasi sotto Agli un monte che fa parte ai Glimonti Rufi. A nord ci sta na spianata, Prato Marano, Imero ed è sotto se vede tutta Valle e l'Aniene, dagli altipiani de Arcinazzo Fiorroiate e tutti già i paesi che ci sta. E rito alla Rottemeso ci sta Saracinisco, Sambuci e proprio sotto Anticuri, so tanto vicini che se pioi a pi. Se uno se potesse mette in cima alla crocetta e gliu campanile, se stratteria de conta i paesi che se vedano dalla Rocca. Beh, a sera, te pare de vede un presse più. Tante lucette, a bo ammucchiate e a bo affilate, pare un'esagerazione, ma a Rocca è come a Stella Cometa e Betlemme, tutta sopra alle pietre, verso e prata è messa a Sciuricarella, a me c'è alla parte e la Cerevara e casi sta o messe a Napentema, pure a Caesia sta rincriccata. Se leggendo tutto qui su ve fossi vumissi paura, vade da preoccupa perché a Rocca è bella e c'è se sta bene, ci sta tanta pace e te pio riposa come te pare, vece na vota, cuci potarsi che quasi sicuramente cerevè. Portate tante saccocce pe mettece l'aria, perché l'aria e la Rocca na trovi a nubliare a parte, eti l'aria e la maglio e gliumunno. Ciao furistero e oggi, Roccatano e di ma. Al carattere dei Roccatani e Roccamesani gli autori già citati dedicano un divertente e istruttivo capitolo con aneddoti scritti in dialetto, frutto di registrazioni fatte in loco. Il carattere dei Roccatani era duro, quando se presentea un Roccatano io rispetteano a tutti i paesi vicini, aveano paura, perché i Roccatani teneano i vizio e bussà, erano pure de corteglio facile e le schioppettate mancheano mai. Gaetano Proietti, detto Cannone racconta, anticamente alla Rottemeso ci i lunga abiteano i briganti e gliu capu banda era chiamato i Zengaru, ecco perché i roccamesani ancora oggi i chiamano i Zengari. I Zengaru e la Rottemeso un semmora agliu saraceno, i capu banda e saracinisco, spadroneggia pelle montagne. Ed ecco nel capitolo Economia autarchica come i pastori realizzavano i precoglio, angolo per la lavorazione del latte, ognuno pe cunto seu piantae a giarnaru, un passone rosso e ardu cogli rami mozzati che ficea da attacca mpici, cutturu, ramina, colaturu, schiumarola, scucinaturu, cassi, fricelle e tutto quello che n'era da stape e terra. Sotto una macera giusteanu i fuoco, un po' de morre dell'a e de qua per imponece i cutturu pe coce o caso e la ricotta. E come a cannua, canapa, passava dal seme al telaio. Quasi tutte le famiglie, somenteanu a cannua, i mese maggiù, giommini prepareanu a terra, zappeanu pezzi e pezzi de cannaine, preche de cannua se nn e somentea tanta, servea pe fa dote alle ragazze da marito, lenzora, canuaci, tovaglie, pagliarici, co quella più grezza pure e saccocce pe loranu erani turcu. Il bucato, aucata a Rocca di Mezzo e aucata se a Rocca Canterano, si faceva così. Quando seranu dalla vai lenzora, na vota ogni paru e misi, mettemo l'acqua a travento alla callara, ce mettemo a cenere e ficemo bulli l'acqua, travento a na canestrella se metteanu e lenzora una sopra l'ara. All'urdimu se mettea un pannu vettiu che fermea a cenere e no passea le lenzora, poco una pigna se pigliea l'acqua bollente e se iettea piano piano sopra gli i lunga panni. I lassemo così un giorno e una notte, la mattina appresso torcemo e lenzora e leiemo a sciacqua aglifosi. Pei torce e lenzora era na faticaccia. Erano e cannua pesanti, allora ce mettemo in doa, una da capo e un'ara da pedi, le stregnemo e poi una girea alla via ritta e una alla mancina, fino a che ficemo un zazzicchiotto tutto attorto e l'acqua se sprescea tutta. Dopo la spannemo sopra gli fratti.